Innanzitutto vi ringraziamo per essere qua. Noi siamo Museo Mix Italia con altri partner come BAM, Strategie Culturali. Giusto? Questo workshop si chiama Fai Community, dove parleremo, oltre al format che noi rappresentiamo, ovvero Museo Mix, parleremo anche dell'approccio di fare community, appunto. Un approccio un po' nuovo, un po' diverso, e quindi io inizierei. Passerei la parola a Rosanna, che inizierà con una piccola presentazione di cosa facciamo qua oggi e chi rappresentiamo. Ciao a tutti, buongiorno. Intanto volevo dire alle persone in piedi in fondo che qui ci sono un sacco di posti, anche se da lì non si capisce. E non sono neanche in prima fila, tipo. Che spesso è un po' il dilemma dei posti vuoti. Quelli sono tipo in quarta, così. Perché, però se vi piace riempire per non fare eco, va bene. Ok, come diceva Anna, oggi abbiamo organizzato questo secondo appuntamento con Fai Community. Il primo appuntamento è stato a Parma, all'OCSAC, Centro Studi e Archivi dell'Università di Bologna, un posto magnifico, dove se non siete ancora stati vi invitiamo ad andare a visitare. Oggi siamo a Rimini, stiamo facendo un piccolo tour della regione, anche sostenuti dall'Istituto dei Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna, che oggi non è rappresentato da nessuno, ma che ringraziamo perché appunto ha dato un piccolo contributo anche per questi eventi che stiamo organizzando. Siamo un gruppo di persone informale, Museo Mix Italia, che ha un gruppo Facebook in cui ci sono migliaia di persone, e poi ci sono invece una quindicina di persone che cercano un po' di coordinare e di organizzare degli eventi, ed eccoci qui. Abbiamo avuto quest'idea perché, come sapete, Museo Mix è un format internazionale, poi andiamo a capire meglio. L'anno scorso non c'è stata in Italia, ma noi vorremmo che quest'anno invece ci fosse, e volevamo con questi workshop cercare di portare l'approccio che è diverso da quello di un evento normale. Però intanto facciamo un piccolo sondaggio tra di voi. Chi di voi almeno pensa di sapere cos'è Museo Mix? Alzate la mano. Ok, qualcuno di voi ha fatto Museo Mix? Ha partecipato a Museo Mix? Ci sono 3-4 persone. Va bene, allora se volete intervenire durante questa presentazione, perché c'era Museo Mix, liberi di interrompere. Ok, allora Museo Mix, la prima... Mi scuso per il sole, che aiuta quelli che sono fuori e non noi che siamo dentro in questo caso. La prima slide fa vedere un sacco di volti, perché appunto prima di tutto Museo Mix chiama le persone ad invadere i musei, e tendenzialmente li fa uscire entusiasmati da questa esperienza, dai musei stessi e da tante altre cose. Quindi la prima slide sono le persone per questo. Di cosa si tratta? È un format che adesso, diciamo, viene fatto a livello internazionale, non solo europeo, ma anche viene svolto in America settentrionale e in America del Sud anche. Ed è pensato prima di tutto per i musei. Nasce per i musei, diciamo, il modo più semplice di spiegarlo terra a terra è dire che si tratta di una maratona creativa di 3 giorni. Se avete presente un hackathon, che però tocca solo alcune parti della creatività di una persona, più legate alle tecnologie, alla scrittura di codice, all'invenzione di software, di programmi, eccetera, eccetera, è una specie di hackathon, ma estesa ad altre professionalità, e si svolge direttamente dentro un museo, quindi a stretto contatto con l'oggetto che si remixa, come si dice per Museo Mix. Quindi è destinato a professionalità ben precise,
È una maratona creativa in cui si lavora a squadre con persone che prima non conoscevi e ti trovi lì con te per cercare di raggiungere una sfida. La sfida qual è? Realizzare in questi 3 giorni, in cui si mangia, si beve, si dorme insieme, si fa tutto insieme, realizzare dei prototipi che servono a valorizzare al meglio il museo e a connetterlo con le persone, con i visitatori del museo. È un format, cosa vuol dire? Che un giorno se lo sono inventati in Francia, più o meno 7-8 anni fa, e poi man mano si è diciamo riprodotto in altri paesi, in Europa e poi nel mondo, come vi dicevo prima. Quindi ha delle regole ben precise da seguire per come viene fatto, ma soprattutto si svolge durante un weekend dell'anno, che tendenzialmente è il terzo weekend di novembre, e in contemporanea in tutti i paesi, che è una cosa che mette molto entusiasmo, crea connessione e così via. E cosa si fa? Si fanno questi prototipi e l'ultimo giorno si presentano al pubblico. La particolarità, vi dicevo, è che non si tratta di un evento che si svolge in quei 3 giorni e basta, ma una preparazione che vuole per forza del tempo, ma anche dell'impegno da parte di quello di cui parliamo oggi, cioè di una community. Viene un po', diciamo, edulcorata la community attraverso degli eventi che si chiamano apero mix, degli aperitivi, nel senso che vengono adescate le persone così e poi vengono coinvolte per fare del lavoro insieme. Ed è interessante perché si mette a confronto quello che è l'offerta culturale, quindi i musei in questo caso, con la domanda culturale che di solito appunto non tutti i musei hanno tempo e modo di prendersi cura dei propri visitatori, con delle persone che possono far parte della community, che possono essere semplicemente degli appassionati, qualcuno che fa il professionista e vuole mettersi un po', vuole porsi una sfida, fare sostanzialmente un po' di volontariato per capire delle cose in più sui musei. Oppure possono essere anche delle istituzioni culturali che mettono a disposizione alcune risorse, dei maker, come vedremo dopo, Museo Mix coinvolge i maker in tutto e per tutto, oppure anche degli sponsor da coinvolgere. Questo ve l'ho già detto, appunto sì, la nascita è il 2011. Museo Mix in Italia l'abbiamo portato tutti insieme in allegria nel 2016, ci sono stati 4 musei remixati e nel 2017 3. Come dicevamo, l'anno scorso abbiamo fatto l'anno di pausa. Anno sabbatico, come si suol dire. Come vi dicevo prima, vedete male da quella mappetta che appunto c'è una grande concentrazione in Europa e poi però c'è anche in Brasile, in Messico ad esempio l'anno scorso succedeva. In questi 2 paesi, questi sono stati gli ultimi musei che abbiamo remixato in Italia, quindi a Ferrara il Museo di Storia Naturale, a Terni il Museo Archeologico al CAS di Terni e a Firenze il Museo della Ceramica di Montelupo Fiorentino. E a cosa serve la community di Museo Mix Italia? Serve per favorire un incontro che appunto spesso avviene solo come fornitore cliente tra musei e professionisti dell'innovazione o professionisti culturali o tutto quello che volete metterci dentro che vi sembra utile ai musei. Quindi un nuovo modo di rapportarsi che secondo noi è molto sano. Si può sperimentare, quindi si possono mettere alla prova nuove tecnologie, ma anche nuovi processi, soprattutto di creazione. E permette a chi fa l'esperienza, sia l'esperienza di avvicinamento all'evento, sia l'esperienza proprio della 3 giorni, di vivere diversamente il museo.
cioè non come un luogo semplicemente da visitare per 2 ore, ma un luogo da approfondire, da vivere, e in cui giocare dentro, in cui mangiare dentro e tante altre cose. Quello che nasce dall'esportazione di questo format dalla Francia in su è un vero e proprio network internazionale. Ci sono tante community, ad esempio in Francia sono community regionali, poi tendenzialmente sono community a livello nazionale come quello per cui abbiamo optato noi. Come vedete c'è in Spagna, c'è anche in Belgio, c'è in Svizzera, anche se sono 4 cantoni, la community di Museo Mix è solo una. E così via, insomma, c'è in Quebec. E quindi la cosa buona è che c'è anche un confronto continuo tra queste community. Ad esempio, tra 2 settimane ci si trova in Normandia, non so se qualcuno dall'Italia avrà occasione di andare perché è un po' distantuccio, per confrontarsi sull'evoluzione di Museo Mix tra le varie community. Noi forse lo facciamo su Skype stavolta. Cosa serve per fare Museo Mix? Allora abbiamo detto molte competenze diverse, ciascuna equipe è formata da 6 personaggi diversi, che come diciamo sempre sono un po' come i 7 nani che nessuno se li ricorda tutti. Quindi c'è un programmatore che sono le bestie rare, diciamo. Un grafico o designer che dir si voglia, un esperto dei contenuti che invece di solito se ne trova una bizzeffe, mediatore culturale, un comunicatore e poi appunto quel famoso maker, artigiano, bricoleur che dir si voglia. Dopodiché, invece, per fare un museo mix ci vuole anche un museo disposto a farsi invadere e quindi a mettersi in gioco, sia da un punto di vista di spazi, per cui magari dare a disposizione degli spazi che non vengono normalmente utilizzati dai visitatori per fare dei laboratori durante Museo Mix, per ospitare degli spazi particolari, far aprire le teche per spostare 2 pezzi, per farci stare un pezzo di prototipo, ma anche una disposizione a mettersi in gioco da un punto di vista dei curatori del museo e da tutti quelli che lavorano nel museo per poter dare dei contributi di contenuto e di realizzabilità dei prototipi a chi sta partecipando a Museo Mix. Quindi Museo Mix è tendenzialmente quasi inutile se il museo stesso non lo accoglie, ma lo ospita e basta. Chiaramente le persone vanno alla scoperta della collezione mentre fanno Museo Mix e delle storie che ci stanno dietro questo museo. Il museo ha anche la possibilità di dare dei terreni di gioco. Di cosa si tratta? Sono dei soggetti, delle suggestioni, delle problematiche, dei punti su cui il museo vorrebbe che si riflettesse per elaborare i prototipi. Quindi ancora una volta non è una commessa in cui ti dico che qui voglio realizzare un pannello con questo dentro, ma è un problema legato magari a nessuno capisce questa sezione del museo. Rendiamola più comprensibile. Oppure cerchiamo di collegare 2 tipi di collezioni nel museo, ad esempio. Come vi dicevo, il museo deve rendersi disponibili perché per Museo Mix servono degli spazi e delle funzioni ben definite. Ad esempio, vedendo questi musei che sono molto connessi a questo spazio aperto, a uno verrebbe da fare Museo Mix domani perché uno può estendersi nello spazio, nel laboratorio aperto, scusate, nel laboratorio aperto e trovare tutti gli spazi di cui c'è bisogno, però adesso la direttrice del museo mi ammazza. E allora, non c'è, non si può. Cosa succede? Che ci si trova ad essere in diverse persone, non solo i partecipanti che fanno parte dell'equipe nel museo, ma ci sarà una parte di community che supporta l'organizzazione, il personale del museo,
che accoglie per l'appunto un responsabile del tech shop. Cos'è il tech shop? È un luogo in cui vengono messe tutte le tecnologie o tutti i materiali che possono essere anche non tecnologici, che possono potrebbero tornare utili per i prototipi. E poi c'è un responsabile Fab Lab. Tutte le giornate, adesso non stiamo a vedere nel dettaglio, ma sono scandite nei tempi, apposta per riuscire a portare a casa l'obiettivo, cioè la presentazione al pubblico dei prototipi la domenica pomeriggio. E poi questi prototipi tendenzialmente dovrebbero poter stare al museo un po' di tempo successivamente per essere fruiti dal pubblico nelle settimane successive. Non sempre questo è possibile, dipende dai musei. Museo Mix fa anche degli sforzi di comunicazione per riuscire a portare appunto maggiori informazioni a chi volesse conoscere quello che sta succedendo, ma non è durante Museo Mix, e c'è un apposito team di comunicazione che viene chiamato Mix Room, che fa delle foto, certo, comunica tutto il tempo attraverso i social network, ma soprattutto è incaricato di fare dei video da montare entro sera per condividerli con tutti i Museo Mix che si stanno svolgendo nel resto del mondo. Cioè, ogni sera alle 6 tutti vedono i video brevi degli altri Museo Mix che stanno accadendo, quindi in questo senso c'è la connessione di cui parlavo prima. Ovviamente Museo Mix è anche divertimento, perché sennò le persone si sparano dopo 6 ore, e quindi ogni Museo Mix ha il suo taglio, nel senso che ciascuno decide che taglio di divertimento dare, giocare con gli oggetti ricordo, i badge, la segnaletica carina, intrattenere le persone, ogni tanto fare dei giochi per far conoscere le persone o per stimolare la creatività, il cibo e così via, insomma. E poi l'ultimo giorno c'è l'interazione con il museo. Cosa succede? Che ad esempio adesso siamo in piena call per i musei. Cosa vuol dire? Che i musei che vogliono fare Museo Mix possono candidarsi entro il 30 aprile per farsi invadere. C'è un modulo di candidatura che è da compilare, non è niente di super complesso, però deve dare insomma delle garanzie di collaborazione o di sostenibilità o di fattibilità di Museo Mix all'interno del museo. Quindi, per capirci, adesso siamo il 6 marzo, entro fine aprile scopriremo se qualche museo in Italia ad esempio si candida, ma anche tutti gli altri si candideranno nel frattempo. Verso metà maggio si avrà l'annuncio di dove si realizzerà Museo Mix quest'anno, e poi verso metà fine giugno inizia la call invece per chi vuole partecipare come Museo Mixer, si dice, una di quelle 6 professionalità che abbiamo visto prima, Museo Mix. La cosa particolare di questa call è che è una call internazionale, quindi c'è un unico modulo in cui uno sceglie qual è il museo per cui si vuole candidare, dall'Italia all'estero, eccetera. E poi da lì fino a novembre, ovviamente nel frattempo c'è tutta una community che per ciascun museo che lavora alla realizzazione, all'organizzazione di Museo Mix. Ecco, come vi dicevo prima, se volete tenervi aggiornati, ma magari qualcuno di voi è già iscritto, c'è il gruppo Facebook Museo Mix Italia, e poi appunto, anche se oggi volete comunicare delle cose sui social, c'è Instagram, c'è Twitter. Un giorno c'è, un giorno non c'è, e poi c'è il sito web di Museo Mix, in cui trovate un sacco di risorse utili a capire meglio quello che ho tentato di spiegarvi in poco tempo. Giusto? Sì. Ok, grazie Rosanna. Avete domande? Facciamo così, che passiamo alla seconda parte di questa prima parte della giornata, con 3 esempi di Museo Mix, e quindi una sorta di 3 casi studi. Sarà un primo internazionale, quindi cercherò di spiegarvi
come è andata nel 2016 in Svizzera, Nyon. Poi ci sarà un caso di Museo Mix Italia, dove vi parleremo del Museo Carlo Zauli con Cristina. E infine ci sarà anche un caso locale di attivazione territoriale di community, che sono Chiocciola, che poi dopo vi presenteremo meglio. E inizio con la mia parte, se non avete però dopo domande preparatevele, che ve le chiedo. Ok. Prima di iniziare con... lei è Anna Guerra, è andata a Nyon, che è in Svizzera. Esatto. E, giusto, grazie. Così per fare la aspetta. No. Ok. E vi vorrei fare vedere questo video, sono quei video di cui vi parlava Rosanna poco fa. Quanti Museo Mix hai partecipato? Io ho due Museo Mix, purtroppo il terzo l'anno scorso non sono riuscita a partecipare. Come qui vedete, nell'edizione 2016 di Nyon i musei erano tre da remixare. Ed inoltre nel 2016 non c'era solamente a Nyon in Svizzera, ma c'era anche a Basel. Poiché nel 2014, nella prima edizione di Museo Mix Svizzera, hanno avuto un successo enorme e hanno avuto la possibilità di avere anche dei finanziamenti per 5 anni in un qualche modo. Ed inoltre la cosa molto bella è che grazie all'edizione 2014 i Fab Lab che avevano partecipato alla prima edizione si sono messi insieme creando un'associazione svizzera di Fab Lab, che chiaramente diventa un elemento fondamentale per tutta la realizzazione del format. E come potete vedere, qui si possono vedere gli spazi del museo che erano stati predisposti per le squadre. Il divertimento, ad esempio, ci avevano dato una scatola di Playmobil per riuscire a immaginarci il nostro prototipo alla fine di quei giorni. E i musei erano appunto il castello di Nyon, dove all'interno c'era una bellissima collezione di porcellane dell'Ottocento, 700-800. Poi c'era il Museo Romano, dove appunto sono conservati tutti i reperti che sono stati ritrovati negli scavi di Nyon, che appunto ha una città romana sotto di sé. Ed infine il Museo delle Monges, che è il lago che sta, dove Nyon nasce ed è molto importante, diciamo, per la Svizzera. Come potete vedere, qua iniziano a vedersi un po' di strumentazioni. Ad esempio, questo era il mio prototipo, avevamo creato un piccolo prototipo di realtà virtuale grazie a delle riprese a 360 gradi e con degli elementi di realtà aumentata. E, ad esempio, questo era un altro terreno di gioco che cercava di unire tutti i tre musei attraverso gli occhi dei bambini. Quindi una squadra era appunto predisposta a lavorare su come comunicare i tre musei ai bambini, ai più piccoli. E appunto qua si vede anche tutta l'entourage della comunicazione. Pensate che avevamo un'equipe 24 ore su 24 che ci riprendeva, che voleva sapere come lavoravamo. E chiaramente sull'ambito della community vi posso dire fino a un certo punto, perché io ho partecipato come Museo Mixer. Poi chiaramente, grazie, come diceva Rosanna, all'Inter Community, quindi all'incontro di tutte le community di Museo Mix, abbiamo avuto contatti con i ragazzi svizzeri, quindi mi hanno raccontato un pochettino come hanno lavorato. In più si vede anche, ad esempio, loro in questa edizione avevano ingaggiato quel attore che faceva l'animatore tutto il tempo, quindi era anche a nostra disposizione se volevamo fare delle riprese, appunto. Era, diciamo che la capacità della community e del museo di mettere più mezzi a disposizione possibile per quei tre giorni fa spaziare la fantasia in maniera incredibile. Quindi anche il museo, o comunque la community che organizza,
più mezzi anche tecnologici ha e meglio è. Ad esempio qui avevamo un Fab Lab incredibile fatto di schermi touchscreen o stampante 3D o adesso ce n'erano talmente tanti che non me le ricordo nemmeno tutti. E quindi ecco, bene o male è finito, se volete vederlo fino all'ultimo. La cosa importante di questa edizione è l'aderenza al territorio. E come diceva Rosanna, anche il fatto che la Svizzera, nonostante i cantoni, abbia solamente una community, questo la dice lunga su come appunto la Svizzera riesce a creare community all'interno grazie a questo format, e riuscire a creare quella connessione con i musei di tutta la nazione, in un qualche modo. Ciao ciao, vi salutano e quindi io direi che ho fatto. Fatto. Ho fatto. Ora, come vuoi, se vuoi, se no te la porto avanti. Scambiate. Adesso invece parlerà Cristina, che invece vi racconterà. Scambio con te. Invece l'edizione 2016 nel Museo Carlo Fabbri di Faenza. Buon pomeriggio a tutti, io sono Cristina Casadei, lavoro al Museo Carlo Fabbri, faccio parte di questo gruppo Museo Mix Italia dal 2016, l'anno in cui abbiamo deciso di candidare il nostro museo a questo format. La mia piccola presentazione si chiama Prima di fare il Museo Mix fai community, perché avete capito che è abbastanza fondamentale, soprattutto in casi come il nostro, adesso vi racconterò perché. Vi dico due cose sul Museo Carlo Zauli, che forse non tutti, pochissimi di voi lo conosceranno. Perché facciamo il test sondaggio? No, facciamo stare. Allora, Museo Carlo Zauli è un piccolo museo privato di Faenza, quindi piccolo, privato, di arte contemporanea di nicchia, in più in provincia. È l'ex atelier di uno scultore che è stato molto importante fino agli anni 90 e ha avuto una carriera internazionale, che si chiama Carlo Zauli. È caratterizzato da degli ambienti molto laboratoriali, quindi molto adatti a questo tipo di evento, incluso un Fab Lab. Si occupa di valorizzare il lavoro di Zauli con varie attività, la collezione, l'archivio, mostre, conferenze da lui dedicate, promuove i linguaggi contemporanei, soprattutto legati al materiale della tradizione del nostro territorio, cioè la ceramica. Nella sua mission operativa si ispira a due temi che erano carissimi all'artista Zauli, cioè l'incontro fra personalità diverse, fra artisti artigiani, artisti apprendisti, studenti e la sperimentazione. Facciamo oltre 50 eventi l'anno di vario genere, da mostre a conferenze, concerti, temporary store, eventi privati, feste, di tutto, con uno staff di 3 persone part time, e lavoriamo sempre con bassissimi budget. Quindi insomma ci ritroviamo così molto felicemente in questo progettone internazionale. In quell'anno lì c'erano 4 musei in Italia, oltre a noi c'era un museo di Ferrara, il museo del Risorgimento, il Caos di Terni e il Museo Tolomeo di Bologna. Da subito iniziamo a fare una lista di quello che serve per fare Museo Mix e di quanto può costare. Così adesso queste sono voci così veloci per farvi capire in che cosa bisogna impegnarsi per fare un evento del genere, che avete visto insomma essere abbastanza impegnativo. Quindi da tutto un lavoro sulla grafica al creare un kit di benvenuto, il famoso oggetto così un po' divertente e accogliente, a dare da mangiare e da bere per 3 giorni a tutte queste persone, avere adeguati spazi, un wifi che funzioni sempre e dappertutto, avere dei materiali per costruire i prototipi. Vi hanno parlato di un tech shop, di touch screen, cose bellissime che si vedono non in Italia. Non so.
qui arriveremo molto per terra. Poi naturalmente la Svizzera, insomma. Sì, siamo partiti dalla Svizzera. Ovviamente serve soprattutto nel nostro caso uno staff aggiuntivo, ma nella normalità per quasi tutti i musei, dei makers, dei fotografi, dei videomaker, dei comunicatori, dei PR, eccetera. Bene, mi dicono bellissimo questo progetto, facciamolo, interpelliamo anche un po' i nostri sponsor, bellissimo, sì, dovete farlo, però il budget che hai è zero. Viene affidato a me tutto il progetto, bene, lo facciamo. Quindi decidiamo di, così con il supporto di Rosanna e il gruppo di BAM, visto che era il primo anno che si portava questo format così bello in Italia, noi chiariamo da subito che abbiamo qualche tipo di, così, di difficoltà o di differenze abbastanza sostanziali con quello che succede ad esempio in Francia, e decidiamo che da noi perlomeno si può fare un museo mix, diciamo, all'italiana. Quindi andiamo un po' in controtendenza rispetto a quello che è il format che si porta avanti da qualche anno all'estero. Quindi noi decidiamo fin da subito, e veniamo supportati in questo, che non avremo a disposizione nessun tipo di materiale prestigioso con cui fare o progettare questi prototipi, e lavoreremo molto sul recupero, su quello che si trova all'interno del museo, dei laboratori, e ci inventeremo insomma quel che possiamo, così, nel nostro stile. Tutto il budget che riusciamo a recuperare, che è quello delle quote di adesione, perché Rosanna non vi ha detto che i museo mixer che si candidano e vengono a fare museo mix pagano una quota simbolica per mangiare, che è di 50 euro. Quindi noi decidiamo che i 50 euro che entrano per ogni persona che verrà selezionata ci devono servire sarà l'unico budget disponibile. E decidiamo di puntarlo tutto sul cibo e, diciamo, il rendere gradevole questa situazione. E capiamo in particolare che è assolutamente essenziale che per un evento del genere potenziamo la rete che ci supporta, che è una cosa che facciamo sempre, quello di crearci intorno una rete di sostegno, ma qui va proprio spinta all'estremo, cioè dobbiamo fare community. Così, in questa ottica praticamente il budget si rivede tutto, la grafica ce la fa una persona che ci aiuta, il kit ce lo produciamo in casa, food and drink l'abbiamo già detto, l'adeguamento degli spazi da noi non è un problema perché abbiamo degli spazi anche tipo questo, il wifi l'avevamo già programmato, i materiali per i prototipi devono essere al 99% reperiti dentro museo, laboratori, depositi e poco altro. Tutto lo staff lo creiamo facendo community. I makers fortunatamente sono all'interno del nostro spazio e quindi insomma ci adoperiamo, iniziamo ad aprire, quando abbiamo detto maggio, dal momento in cui viene annunciato che noi siamo stati accettati, iniziamo a fare community. Quindi parliamo di questo progetto a tutti i nostri partner istituzionali e privati. Raccontiamo di Museo Mix a tutti i nostri amici, anche a quelli che non vengono mai al museo, di cui non gliene può fregare meno di questi temi, perché non sappiamo bene da dove potrà venire così una mano o un interesse. Cerchiamo anche di incontrare delle persone che non conosciamo, che però secondo noi possono essere interessanti, e in questa occasione interessanti da conoscere per proponendogli questo progetto, o che viceversa possono essere molto interessate loro a salire in questa specie di carro. Cerchiamo di diffondere al massimo la call internazionale, quella per i museo mixer, in modo da avere molta gente che si candida, e questo succede effettivamente, e poter scegliere all'interno di queste candidature le persone più adatte, cioè vabbè, le professionalità giuste, ma anche persone che poi a loro volta contribuiscono a questa idea del fare community. Persone che vengono da musei interessanti o che hanno professionalità molto particolari, che ci interessa conoscere. Poi dei tantissimi esclusi, ovviamente, perché non mi ricordo quanti erano i candidati, ma noi ne potevamo prendere solo 18 perché avevamo un obbligo ad avere minimo 3 squadre, non ne abbiamo prese 3. Abbiamo invitato tantissimi esclusi a unirsi lo stesso a noi, a venire e a far parte della nostra crew, a lavorare con noi per fare Museo Mix.
Abbiamo fatto varie peromix, abbiamo nominato degli ambasciatori, cioè persone così più o meno vivaci sul territorio che non hanno fatto, non hanno né partecipato né fatto nulla, però hanno diffuso, diciamo, il verbo, e abbiamo pensato di organizzare anche degli eventi all'interno dell'evento Museo Mix, in modo da amplificare anche qui la cosa. Quindi abbiamo fatto la conferenza stampa non prima di Museo Mix, ma la mattina stessa con tutti i Museo Mixer da tutta Italia. Abbiamo invitato dei progetti particolari del territorio a tenere delle testimonianze durante l'hackathon, quindi a un certo punto interrompevamo i lavori, arrivava il progetto X che parlava 5 minuti, così per creare un po' di nuove connessioni. Poi avevamo un bar, solite cose. Quindi abbiamo fatto per dei mesi riunioni, a seconda naturalmente dei tipi di interlocutori, dal messaggino alla riunione istituzionale, alla Peromix, e abbiamo coinvolto tutti i tipi di persone di cui si parlava prima, cioè appassionati di musei di cultura, l'istituzione, progettisti di nuove tecnologie, professionisti sia del settore che non solo, makers, sponsor, soprattutto tecnici, e studenti. Ogni volta tutti abbiamo cercato di dare qualcosa in cambio, qualcosa di intangibile naturalmente, quindi a seconda di chi veniva interpellato mettevamo in evidenza o l'importanza di far parte di un progetto pionieristico, perché noi così ci definivamo quell'anno i pionieri, una sorta di esperienza lavorativa che puoi mettere anche nel tuo curriculum, un'occasione di networking perché effettivamente si sono incrociate delle personalità che poi hanno proseguito delle loro cose insieme. La visibilità per alcuni soggetti del territorio con la stampa locale sui social, grande divertimento, la sfida impossibile, abbiamo dato a tutti quelli che ci hanno sostenuto vitto, alloggio, ospitalità a seconda di dove venivano. Quindi praticamente abbiamo messo in piedi una rete di partner, a parte il patrocinio del nostro comune che ci ha sostenuto, varie collaborazioni dal nostro Fab Lab a, che ne so, il sistema museale della provincia di Ravenna che ci ha fatto da cassa di risonanza nella comunicazione, ci ha mandato una persona che per 3 giorni ha lavorato con noi gratuitamente. Abbiamo avuto partner tecnici classici, che ne so, l'hotel che ci ha fatto una convenzione speciale, o l'associazione dei gemellaggi, che è una cosa che esiste a Faenza, che ha messo, delle famiglie hanno messo a disposizione casa loro per ospitare gratuitamente dei Museo Mixer. Oppure Freitag, il brand di borse, che quell'anno aveva il tempo restore al Museo Zalli, ci ha regalato un telone di camion per essere utilizzato per la realizzazione dei prototipi. Avevamo invitato questi contributors, appunto, di cui vi parlavo prima, progetti particolari a contaminare l'hackathon. Avevamo i media partner e poi abbiamo fatto network con altre realtà, non so, tipo la scuola di musica o il museo delle ceramiche, che non hanno fatto praticamente nulla con noi, però ci hanno fatto da cassa di risonanza nella comunicazione. E quindi il team, che normalmente è composto da quei 3 lassù, Museo Carlo Zauli, è diventato di noi 3, più 3 ragazzi del Fab Lab che sono stati sempre con noi 3 giorni, più Federico Borreani di BAM, che era già, diciamo, un po' esperto, aveva fatto Museo Mix, non mi ricordo dove, quindi ha fatto un po' da comandante. E poi avevamo dei coordinatori che hanno seguito con noi i lavori nei mesi precedenti, e in quei 2 giorni un architetto che ha seguito tutta la fase della costruzione dei prototipi e una ragazza che ha fatto da locandiera e ha gestito tutto, ristorante, bar, arrivi di cibo, partenze, apparecchiature, in maniera impeccabile. Abbiamo avuto una nostra ex studentessa che nei mesi prima ci ha fatto tutta la grafica e durante quei 3 giorni ha diretto la mix room, ha fatto tutto quello di cui si parlava prima, video, social, tutto quanto. Una signora di Faenza che ci ha fatto da PR portandoci degli ospiti VIP durante i 3 giorni. Noi avevamo pensato anche a questa cosa, oltre al momento di apertura al pubblico della domenica, abbiamo invitato delle persone speciali, dal sindaco a gente di tutti i generi, a venire privatamente a vedere cosa stava succedendo, in quel modo anche per far portare poi più pubblico la domenica. E poi abbiamo messo su questa crew di gente di tutti i tipi, da mie amiche dell'università a studentesse a ragazzi che erano stati esclusi dalla call, che ha fatto di tutto con noi per 3 giorni. E questi siamo noi,
in parte al momento della conferenza stampa, tutti gasati perché dopo 5 minuti si partiva a far sta cosa. Grazie, grazie mille. Per concludere questa prima parte invito Roberto. Roberto qui e che io come vuoi siete qui. E vi parlerà. Sì, ah ok, sei seduto in piedi? Stai in piedi, quindi se ti vuoi vedere. Oh no, ormai. Allora. Allora, se ti vuoi un attimo presentare. Sì, finché Anna mette il nostro PDF. Vi racconto un po' chi siamo e così due o tre cose legate a un po' l'esperienza che portiamo. Allora, io mi chiamo Roberto e oggi rappresento il Museo Naturalistico di Pennavilli. Il Museo Naturalistico, che è anche centro di educazione ambientale e alla sostenibilità, e che fa capo in qualche modo ad un parco naturale. E questo museo è gestito da una organizzazione senza scopo di lucro che si chiama Chiocciola la Casa del Nomade, e che oltre a questo progetto legato appunto al museo si occupa in generale di educazione, soprattutto educazione al paesaggio, educazione ai beni culturali, alla cittadinanza, eccetera, per cui lavora insomma non solo intorno a questo museo ma anche in altri territori, in altri contesti. Però sicuramente insomma il NUTS è uno un po' dei progetti, delle cose sulle quali siamo più impegnati. E giusto due chiarimenti rispetto a cos'è il MUS, perché innanzitutto ho detto è un museo che si trova a Pennavilli, forse non tutti sanno dov'è, però Pennavilli è un piccolo paesino nella Valmarecchia, più o meno una cinquantina di chilometri da qui, per cui siamo in un contesto di un piccolo paese, un borgo di montagna, ok? Dove c'è non solo il nostro museo ma anche altri musei, è conosciuto poi anche per Torino Guerra, per la mostra dell'antiquariato, per il festival Artisti in Piazza, per cui in realtà è un contesto anche molto ricco dal punto di vista culturale, ma appunto un luogo lontano, in generale percepito comunque come lontano, anche se per noi che ci muoviamo tutti i giorni oramai lontano non lo è più. Però insomma, per cui racconto questo perché i punti di partenza, l'analisi del contesto sono importanti anche per capire quello che poi è stato un percorso che appunto ha fatto della costruzione di una comunità o di più comunità intorno al museo un po' anche la sua caratteristica principale. Per cui appunto dicevo Pennavilli, il contesto di un parco naturale, però appunto Valmarecchia, Appennino, Italia, Europa, nel senso che noi appunto siamo un piccolo museo in cima ad una montagna, ma quello che per noi è insomma il contesto in cui lavoriamo è sicuramente insomma il nostro luogo, però con una visione che pian piano si allarga e abbraccia anche contesti molto più ampi, e lo vedremo dopo con alcuni progetti, proprio questa idea di una comunità a scala anche molto allargata che si ritrova e si riconosce intorno a un museo e a quello che un museo fa. E come vedete il parco nel museo è il museo nel parco, perché anche il nostro è un museo che ha insomma, pochissimo budget, potremmo dire quasi più o meno quello che avevi tu per poco più, diciamo, però non ha una struttura di base, no, che permette di avere una sua vita annuale eccetera, ma soprattutto è un museo che ha anche a livello di collezione insomma ha animali, fossili, piante, però sicuramente non è un museo che uno parte da Palermo per venire a vedere il Museo Naturalistico di Pennavilli, no? È una collezione che si può trovare anche insomma in altri luoghi, non abbiamo un qualcosa di specifico, di particolare, di unico. Per cui ad un certo punto noi ci siamo appunto chiesti ma qual è il ruolo di un piccolo museo in un luogo come questo, in un piccolo paese, in mezzo ad un contesto di un parco naturale, in cima ad una montagna, con una collezione che non è particolarmente invidiabile, e senza una lira, eccetera, eccetera. Per cui quello che appunto un po' vi sto per raccontare parte proprio da quelle che potrebbero essere viste delle caratteristiche, come dire, negative, no? dei punti di debolezza, che invece noi abbiamo voluto provare a far diventare dei punti di forza. Per cui quando diciamo il museo nel parco, il parco nel museo, per noi il bene da valorizzare
quella che possiamo un po' così paragonare ad una collezione museale non è appunto solo ciò che troviamo dentro il museo, ma è soprattutto ciò che troviamo fuori. Per cui un po' un'idea di paesaggio che rappresenta, che ci permette di lavorare anche su la relazione tra le cose, e tra la natura e le attività dell'uomo nel corso della storia. Ok? Per cui appunto museo naturalistico che però guarda anche agli aspetti culturali, antropici, storici, eccetera, e appunto un po' anche inteso come un libro aperto nel quale noi possiamo intracciare, possiamo riconoscere intrecci di storie, no? E dove finisce la realtà comincia anche l'immaginario. Parliamo anche di selvatico, noi appunto siamo all'interno di un parco naturale, siamo guide ambientali, siamo in un contesto estremamente naturale, per cui cos'è in qualche modo il selvatico, ciò che viene dalla selva? È qualcosa di nascosto, è qualcosa che a volte fa anche un po' paura perché non conosciamo, è qualcosa di fragile, è un mondo in cui entrare in punta di piedi, un po' come se andassimo dentro ad un museo fatto, no, di cristalli. E per cui l'idea di lavorare su un patrimonio che è di ognuno, che ognuno deve in qualche modo cercare e riconoscere attraverso appunto un po' la propria capacità di percepire, che significa anche poi negoziare assieme agli altri significati, per cui ecco che di nuovo il nostro patrimonio che andiamo a valorizzare anche nei significati che vuole dare è di ognuno. Lavoriamo moltissimo ovviamente sul tema della diversità, non solo intesa come biodiversità, ma anche come diversità tra persone. Per cui l'idea di ragionare un po' sulla capacità di percepire sistemi complessi, quando parliamo di complessità, per cui qualcosa che abbraccia un po' tutto, no? Che è un po' nell'etimologia della parola, l'idea di trovarci, l'esperienza al museo sia un lavoro anche su se stessi per incrementare la propria capacità di vedere gli elementi e di guardarli non in maniera separati dagli altri. In questo la natura è un contesto meraviglioso in cui farlo, vedere di nuovo le relazioni tra le cose e soprattutto due complessità che si incontrano, perché è vero che abbiamo un mondo fuori che è complesso, che è fatto di relazioni, che è anche imprevedibile, però anche noi siamo organismi complessi, per cui di nuovo negoziamo i significati tra un mondo naturale che è complesso e un mondo che è personale che è altrettanto complesso. Per cui cosa succede quando mettiamo insieme due complessità? Ecco, questo è un po' un piccolo schema teorico di quello che è stato il nostro ragionamento nel corso degli anni, a partire da quelle che erano delle criticità, quelle che anche noi percepivamo come delle criticità e in qualche modo provare a darci assieme, insomma, con queste parole, con questi concetti, una soluzione per chiederci proprio noi, museo, in un piccolo paese di montagna, cosa stiamo valorizzando, cosa stiamo proponendo a chi viene a trovarci. Per cui immaginiamo, insomma, un luogo in cui giocare, in cui cercare, in cui scavare, in cui relazionarci con un paese, e un museo appunto che non è fatto di mura, ma è un dentro e fuori contemporaneamente. Per cui la scelta è stata proprio come possiamo costruire delle comunità intorno al museo. Per cui non appunto il museo in cui si viene, si visita e poi non si torna più, perché nel nostro caso tendenzialmente è questo, ma come possiamo costruire delle relazioni durature di persone che tornano e che sentono nel museo e nel suo contesto e in questi ragionamenti che vi ho appena detto, delle opportunità anche per se stessi, per proporre delle cose, per sentire che c'è un luogo in cui si possono soddisfare delle curiosità, degli interessi, no? Dove mettersi insieme, dove fare rete. Per cui abbiamo lavorato moltissimo sull'idea di comunità educante. Noi appunto come Chiocciola alla Casa del Nomade lavoriamo soprattutto in ambito educativo e di formazione, per cui c'è risultato anche abbastanza naturale. Però capire gli abitanti, le persone che vivono intorno al museo, ovviamente la scuola, le istituzioni, in che modo coinvolgerle nel far sì che si riconoscano come soggetti che hanno una responsabilità educativa nei confronti di chi vive quei luoghi, non solo i bambini ma anche gli adulti. Il contesto di un piccolo paese di montagna che vede da tempo il fenomeno dello spopolamento ci deve
chiedere, no? Come tutti i soggetti in qualche modo possono tenere vivo un dibattito rispetto proprio al valore dei luoghi, l'opportunità dei luoghi, anche le loro criticità. E per cui ecco la consapevolezza che anche chi è fuori il museo, chi è fuori, chi vive intorno agli spazi del museo, ha un ruolo di tipo educativo. E invece anche un'idea di comunità di pratica, per cui di persone che hanno delle occasioni e degli spazi per incontrarsi e per condividere i loro saperi, per scambiarsi delle domande, cercare delle risposte assieme e ovviamente essere in rete e costruire anche insomma delle cose assieme. Per cui un museo che mette a disposizione degli spazi, che non sono solo quelli del museo, ma sono anche un pezzo di terra, un pezzo di bosco, le nostre case, no? Un parco, dicevo l'ospitalità, la possibilità per chi viene di avere un collegamento immediato con la comunità che circonda il museo, ovviamente una grande relazione con le associazioni e gli altri musei locali, con il Festival di Artisti in Piazza che conoscerete, con il quale da diversi anni, e poi vi mostreremo qualche progetto, abbiamo lavorato, e anche con chi nel territorio sta lavorando a livello di sviluppo locale. Devo velocizzarmi, vero? Okay. Per cui vedrete che un po' le comunità che abbiamo costruito intorno al museo sono delle comunità di artisti creativi attraverso delle residenze e altri progetti, famiglie e bambini che sentono il museo un po' come una casa, la rete dei centri di educazione ambientale e sostenibilità di tutta la regione e una serie di abitanti che... ho scritto abitanti consapevoli, ovvero di persone che non sono solamente gli abitanti dei Penabilli, ma persone che sono interessate a farsi delle domande su cosa significa abitare oggi, per esempio il contesto appenninico. Per cui un museo come attrattore in un territorio che porta risorse soprattutto culturali, un museo che fa parte di una rete, che è il nodo, il punto di riferimento di un contesto estremamente locale e che attraverso il museo questo contesto si può relazionare con il resto del mondo, è un attivatore di processi e porta avanti un'idea di apprendimento continuo anche per gli adulti. Allora, alcuni progetti fatti soprattutto con la scuola, vuoi presentarli tu che hai un po' più di competenza? Speditissima. Irene, che è una collega che segue appunto più l'aspetto, soprattutto la relazione con le scuole, vi presentiamo giusto alcuni progetti fatti con la scuola di Penabilli, con la quale da alcuni anni abbiamo una certa continuità, che sono proprio legati ad un'idea di lavorare con i ragazzi, soprattutto della fascia della scuola media, proprio sulla percezione dei luoghi. Partendo da questo progetto, che è stato uno dei primi progetti che abbiamo attivato a livello locale quando siamo entrati all'interno del museo, ed è stato veramente un vaso di Pandora, nel senso che è stato il momento che ci ha permesso di, attraverso il lavoro con i ragazzi, quindi un lavoro di ricerca sul territorio, di ricerca di storie, di interviste ai parenti, ai nonni, alle persone che vivevano nel paese, di tirare fuori tutta una serie di riflessioni dai ragazzi, che sono adolescenti principalmente, sul territorio in cui loro vivono. È stato un lavoro di un anno molto lungo che ha avuto la fine con una mostra che è stata presentata al museo e che ha portato tante persone del paese a entrare per la prima volta dopo tanti anni, perché non veniva molto frequentato come spazio all'interno del museo. Siamo andati avanti con altri progetti, tra cui l'orto a scuola, quindi comunque recupero delle tradizioni, coinvolgimento anche a livello intergenerazionale, quindi dei nonni, dei zii, dei parenti. Il museo che entra all'interno di certe dinamiche di paese, per esempio la festa del mercato, la festa dei frutti, altre feste che già esistevano nel paese, con dei progetti didattici. Davanti? Sì. Questo è un progetto per esempio legato al dialetto, quindi sempre al patrimonio materiale che, insomma, che circolava tra le famiglie, tra i bambini, quindi sempre un lavoro intergenerazionale con le famiglie. E Selvatica, che invece è un progetto
proprio che va a toccare tutta quella parte più selvatica, delicata e nascosta del nostro parco, proprio l'idea di portare i bambini, soprattutto i più piccoli, a conoscere tutta una parte del nostro territorio che non è così facilmente raggiungibile, proprio per dare loro questa consapevolezza dei luoghi in cui vivono, no? E quindi poi anche di riportare all'interno del museo, per esempio da poco tempo abbiamo iniziato a tenere tutta la collezione degli oggetti che i bambini trovano nel camminare, nell'esplorare, quindi abbiamo lasciato una parte del museo è proprio dedicata a questa raccolta anche di escrementi, di scheletri, ossa, foglie, forme strane che i bambini trovano in questa esplorazione. Questo è un progetto abbastanza recente che stiamo facendo con la scuola di Pennabilli attraverso un PON, proprio di individuazione degli alberi patriarchi che ci sono nel nostro territorio, quindi anche qui sempre esplorazioni del territorio, riportare all'interno del museo la ricerca fatta con i ragazzi. È un itinerario, no? Sì, verrà costruito un itinerario e un sito web, eccetera. Andiamo veloci, dai. Sì, non solo formazione con i ragazzi, ma ovviamente anche il coinvolgimento della scuola in tutti i suoi livelli, quindi a livello più istituzionale, della segreteria e dirigenti, ma anche degli insegnanti, con attività di formazione, di coinvolgimento anche delle famiglie, dei genitori, quindi tutti questi ragionamenti che noi ci facciamo nelle nostre cene a casa o in riunioni di lavoro, riportarle e condividerle anche con la comunità in varie situazioni. Questo è un caso sul diritto di crescere all'aria aperta, ma anche altri eventi se vai avanti. Sì, no, questo è un secondo me dobbiamo andare più veloci. No, più veloci, va bene. L'idea di una residenza, per esempio, ho portato questa che era un collegamento con un progetto che forse conoscete del Museo di Fotografia Contemporanea, per cui insomma, ospitare artisti, in questo caso Rachele, una fotografa, e connetterci anche attraverso l'ospitalità che facciamo alle persone, fornire loro gli strumenti per conoscere i luoghi e le persone, ma anche per noi connetterci con realtà un po' più ampie. Paesaggi Migranti, che è un progetto fatto in stretta relazione con il Festival Artisti in Piazza, che ha portato insomma per diversi anni persone anche provenienti da paesi extraeuropei a fermarsi a Pennabilli, a rimanere lì, a lavorare sulle caratteristiche del paesaggio e soprattutto a provare a raccontarlo con linguaggi diversi da quelli che utilizziamo solitamente, per cui linguaggi dell'arte, linguaggi del design, dell'architettura. Paesaggi Migranti assomiglia un po' a Museo Mix sul paesaggio. È anche un pochino più prolungata nel tempo. Sì. 10 giorni, esatto. Sì, però è una sorta di museo mix, però fatto con appunto in un contesto più naturale. E appunto si diceva anche, per esempio, questo Habitat, che è un incontro che facciamo annualmente, ma anche in realtà che adesso ci stiamo un po' stiamo facendo anche in altre realtà, che è proprio l'idea di costruire una rete di persone interessate a chiedersi appunto cosa significa abitare e soprattutto insomma una rete di realtà penniniche che nel contesto della montagna stanno provando ad essere attivatori di processi, ognuno in maniere completamente diverse, anche non musei o alcuni casi sono associazioni, festival o anche singoli e privati cittadini. Questa, per esempio, uno degli altri format sul quale stiamo insomma cercando di stare sotto è la Notte Europea dei Musei, sempre l'idea di collegarsi a degli eventi più ampi, ma come in questo caso anche di fare rete tra i musei del territorio che non sono facili da coinvolgere. E per esempio abbiamo portato l'anno scorso l'esperienza di Museo Mix proprio per provare a capire come anche con gli altri musei del paese si potesse, no, mettere un po' insieme, vediamo, è molto più difficile di fare tante altre cose, quella no, di coinvolgere. Comunque, se volete scoprire qualcosa di più, insomma, i siti e i nostri social sicuramente vi raccontano meglio insomma quello che facciamo. Grazie mille. Quanto tempo abbiamo? Il doppio di quello che mi avevi dato. Però penso sia stato molto interessante. Bene. Diciamo che è giunto il momento di fare domande. Scherzo. Se avete domande, questo è il momento giusto. Prego. Domanda. Alla fine dell'intervento del Consiglio Mixta, che cosa hanno lasciato? Se sono state le installazioni?
Tutti hanno sentito la domanda? Esatto, avete sentito tutti la domanda? No. Vai tu. È stato chiesto, dopo l'esperienza di Museo Mix, cosa è rimasto al Museo Carlo Zauli? Cosa è rimasto? Cosa hanno realizzato? Cosa hanno realizzato loro? E cosa di quello che hanno realizzato è stato... diciamo magari anche cosa è rimasto di intangibile. Dunque, sono stati realizzati 3 prototipi, di cui adesso non ricordo bene i dettagli di tutti, ma incentrati tutti e 3 sulla fruizione migliore della collezione legata a Zauli. Noi avevamo dei terreni di gioco che riguardavano sia Carlo Zauli che la nostra collezione contemporanea che altri temi, però sono rimasti tutti i partecipanti molto colpiti sia dalla visita guidata del direttore che è figlio dell'artista, che è stata molto coinvolgente, ma anche dal fatto che effettivamente la nostra segnaletica forse non è proprio stupenda, e quindi hanno fatto dei progetti legati alla valorizzazione del percorso e della figura di Zauli. Uno, ad esempio, ve ne dico uno che era più così particolare, avevano definito una nuova grafica che identificava tutti gli spazi e i temi del museo, quindi dal percorso antologico legato a Zauli alla differenza tra un laboratorio e un farla, per esempio. E avevano ipotizzato di inserire in ogni sala del museo uno strumento tecnologico che identificasse il passaggio del visitatore al termine della visita, che doveva necessariamente terminare al Fab Lab. Arrivava un file che identificava il movimento del visitatore e stampava in 3D un oggetto, tutte le volte diverso, quindi simbolico della visita di quel visitatore. Per il weekend l'hanno fatto solamente come flusso di persone, non di una persona sola, perché non sono stati in grado di farlo diversamente. In quel caso, ad esempio, la segnaletica che loro hanno studiato, che era un'infografica molto contemporanea, l'abbiamo tenuta per un anno dentro il museo. Altri avevano studiato una sorta di serie di video legati alla storia di Zauli con la sua voce, quindi molto suggestivi, molto commoventi, che abbiamo lasciato e utilizzato per altre mostre. Altri avevano impostato tutta una serie di materiali cartacei sempre su Zauli, con delle grafiche molto belle, e anche quelli li abbiamo utilizzati successivamente. Forse una cosa che ci siamo scordati di dire è che comunque non esiste copyright all'interno di Museo Mix, anzi i progetti dai primi anni fino all'ultimo sono disponibili sul sito di Museo Mix, in quello internazionale, non Museo Mix Italia, e sono documentati attraverso delle schede tecniche che le squadre compilano nel momento di Museo Mix, che poi vengono inserite nel sito, e anche la stessa proprietà, diciamo, del prototipo rimane in un qualche modo fruibile in maniera libera da parte del museo. I partecipanti firmano proprio, esatto, una specie di liberatoria, quello che viene creato lì dentro diventa la proprietà di tutti. Se voi andate sul sito di Museo Mix Italia c'è il link a quelli italiani, potete vedere tutti i prototipi realizzati dal 2011 a oggi in tutto il mondo. E se andate sul nostro canale YouTube, tutti i video, come quello che avete visto di Anna, di tutto quello che è successo, che sono sempre molto divertenti, sì, e suggestivi. Ma a parte i prototipi, cos'è rimasto, vuoi dire? Cos'è rimasto? Beh, una serie di reti che abbiamo creato apposta, che poi sono rimaste i nostri contatti preziosissimi, una modalità di lavoro del fare community che è diventata ancora di più la nostra, cioè proprio nostra, e poi si sono create delle cose che sono andate oltre, cioè una squadra è diventata una squadra che ha lavorato, ha partecipato a bandi, cioè una delle squadre che si è creata lì ha continuato a lavorare insieme, ha partecipato a dei bandi, hanno fatto una web application che era quella che avevano creato per noi, l'hanno poi estesa e ci stanno ancora lavorando. Sì, non è finita adesso. Qualcun altro? Sempre collegandomi all'intervento, in termini di affluenza c'è stato un... In termini di affluenza la domenica? Cioè l'ultimo... O in generale? In generale il museo ha, a un certo punto...
sì, dunque, sicuramente in quella giornata, in quella domenica di apertura abbiamo avuto un pubblico straordinario per noi. Abbiamo delle giornate, degli eventi, quando abbiamo gli artisti internazionali, ad esempio, così, che sono molto partecipati, altrimenti la domenica è la giornata, normalmente siamo chiusi, però... Beh, sicuramente c'è stato un ampliamento perché di questo progetto ne ha parlato, non so, Radio 24, quando noi stavamo lavorando, eravamo in diretta da un altro museo su Radio 24 che ci intervistava, quindi cioè, è venuta gente da noi che aveva letto di Museo Mix, non so, da Bologna, da Modena, non sapeva né cos'era il Museo Carlo Zali, né esattamente cos'era Museo Mix, ma sono venuti a vedere. Chiaramente dopo c'è stato uno strascico di un ampliamento del pubblico. Qualcun altro? Prima abbiamo citato la residenza d'artista parlando della vostra esperienza con la Bini, ma posso dire che il Museo Mix è un po' la residenza di creativi creatori, se vogliamo dire così. Parlando proprio quindi, cioè, ad esempio avete detto che si mangia insieme, poi la sera immagino che ci siano forse delle strutture convenzionate come l'esperienza. Diciamo che dipende, esatto. Comunque il format Museo Mix è sì stringente, ma anche allo stesso tempo molto libero. Quindi a seconda delle community, anche comunque dei mezzi, delle disposizioni del museo che sta organizzando l'edizione, ci sono determinate facilities. Per dire, io a Nyon avevo guardato su Couchsurfing, quindi ero andata ospite da un ragazzo che non aveva idea di cosa fosse Museo Mix, che però poi è venuto a vederlo la domenica quando si sono aperti i prototipi. Quindi ad esempio lì ci avevano mandato una mail alla community dicendo: guardate, c'è la possibilità di stare in questo hotel qua, ma ci sono anche la possibilità di stare diciamo a titolo gratuito con Couchsurfing. Quindi ad esempio lì sono stati, secondo me, molto arguti a in un qualche modo cioè appoggiarci ad una piattaforma già esistente che è Couchsurfing, che quindi già ti crea, cioè se sei un couchsurfer vai tranquillamente, quindi oppure alterni, che alcune ragazze c'erano con noi, e lì ad esempio avevamo l'albergo convenzionato, mi sembra nella quota se non ricordo male tutto, e dopo lì ecco dipende dall'organizzazione. Quindi non è a carico, io avevo capito che era a carico del museo pagare il cibo, dormire. No, solo il cibo. Noi abbiamo dato l'ospitalità a chi ci è venuto ad aiutare a lavorare con noi, sì. Però il cibo è a vostro carico. Cibo, caffè, dalla colazione alla cena, tutte le merende, tutto, perché non c'è tempo di uscire, di fare niente. E quindi sì. Però dormire no. Dormire no, però avevamo anche pensato di avere lo spazio per fare dormire tutti dentro in qualche modo, tipo stello così, ma non siamo riusciti. Però eventualmente se uno avesse lo spazio, delle brande o uno vuole portarsi il sacco a pelo, perché il problema che avevamo noi era cacciare fuori il Museo Mixer la sera e farli andare via, perché sarebbero stati lì tutta la notte. Sì, ovviamente va favorita un'accoglienza di un certo tipo, per dire, ad esempio quest'anno a Mons non mi ricordo più che evento internazionale ci fosse allo stesso weekend in Belgio, lo stesso weekend che c'era Museo Mix, quindi a un certo punto si sono resi conto che anche se i partecipanti avessero cercato da dormire sarebbe stato difficile per tutti trovare da dormire, e quindi hanno allestito una cosa campale dentro una palestra con delle brandine, delle cose, nel bene e nel male, però si sono interrogati su dove avrebbero dormito le persone per questo motivo qui. Quello che è successo a Terni, cioè che hanno dato da dormire gratuitamente tutti i partecipanti, è stata una cosa che ha sentito, diciamo, l'organizzazione come prioritaria, perché comunque si percepiscono come un posto difficile da raggiungere, per cui magari uno già spende dei soldi per arrivare fino a lì, e quindi un po' di soldi per arrivare fino a lì, e quindi poi magari c'è bisogno di dare un sostegno per dormire. E una domanda, il profilo dei candidati del Museo Mixer, più o meno sono tutti studenti? No. Lo studente di vario, cioè del settore cultura, ma anche no, al professionista. Noi abbiamo candidati tantissimi architetti, ad esempio.
molto designer. So, c'era una signora che era titolare di un'agenzia pubblicitaria molto importante di Ravenna. Noi eravamo dal ragazzino di 18 anni fino a signore, tipo della mia età, un signore, sì. Sì, molto bello anche per quello. Quindi in totale un gruppo da quante persone? 6 persone, le 6, famosi 6, 7 nani che sono una squadra enorme. No, sì, ci sono varie squadre. Allora nella mia foto c'erano le 3 squadre, 6x3, 18, più tutti noi che ci lavoravamo. Poi vabbè lì c'era anche il vice sindaco, della gente così a caso, però noi eravamo solo noi una ventina per star dietro ai 18 che stavano lì dentro per 3 giorni. In sostanza il nucleo che lavora insieme è composto da 6 persone. Le 6 figure diverse che devono stare insieme per fa scontrare i loro cervelli diversi e portare a questo risultato. Sì, solitamente con loro c'è il settimo nono che sì, è un moderatore. Che noi non avevamo. Esatto, che si occupa un po' di facilitatore, insomma, chiamiamolo come volete, che si occupa un po' di cercare di riportare in pista la squadra quando a volte è assegnata la squadra, a volte sono girano per sì, le varie squadre. Sì, da noi tutti facevamo facilitatori di tutti, sì. Anche a te. E poi, ad esempio, ci sono anche le figure degli esperti. In alcuni Museo Mix che hanno ancora più persone, ad esempio al Museo Mix a Bologna, al Tolomeo, al Museo Tolomeo dell'Istituto Cavazza dei Ciechi, che è stato fatto sempre nel 2016, c'erano molti esperti di diverse materie che tornavano utili alle squadre per poter approfondire degli aspetti su cui magari non erano particolarmente ferrati o avere delle visioni esterne, perché sapete, quando si lavora su qualcosa per tanto tempo, a un certo punto non si vede più niente. E invece la figura del musicista su cui parlava, cioè è una figura ulteriore, che può entrare nel gruppo anche qualcun altro? No, il Museo Mixer sono quei 6. Sono quei 6, ok. Quindi ognuno ha suo modo esperto in questa cosa. Esatto. Che non è necessariamente quello che fa il museo, perché c'è uno spazio per creatività, fantasia, cioè per vedere in sostanza il museo con occhi diversi. Esatto. Ok. Sì. Quindi 6 per 3, 6 per 3 squadre. Minimo. Sì. E ospitanti in questo caso solo tramite la colazione. Sì. No, scusate, ma il discorso collegato al budget è fondamentale. Sì, Annalisa sta facendo tutti i conti. Sì, sto macinando. Questa cosa di Cosmix mi ha colpito, e poi si sono viste ancora al volume in un'occasione. E sono venuta proprio perché mi piacerebbe molto portare un museo, però chiaramente come fare sì. Dopo l'apero mix sì, l'apero mix mi sa che non riesco a fare in mezzo però... bene, direi che decretiamo conclusa questa prima parte e ci spostiamo nelle stanze che avete visto. No, non ci spostiamo subito. No, scusami. Allora, fallo tu un attimo. Scusate. Allora, adesso c'è la parte più appunto di workshop, abbiamo chiamato workshop, questa è la parte più di lavori di gruppo, diciamo. Siamo più o meno, siete più o meno una trentina di persone, pregherei di far sapere se c'è qualcuno di voi che non si ferma per questa parte ma tipo sta per andare a casa. Quasi. Okay. Un paio di persone, 2-3 persone. Ecco, quindi volendo, se avete ancora del tempo a disposizione, vi potete mettere nei gruppi, però non falsate le cose, tipo non formate un gruppo da 4 persone e poi voi ve ne andate. E ci divideremo quindi in 4 gruppi che avranno ciascuno un facilitatore per cercare un po' di riportare lo spirito di Museo Mix di cui abbiamo parlato incessantemente per un'ora e passa. Vi abbiamo dato dei bollini all'inizio
colorati, che sono un po' delle categorie diverse ovviamente da quelle sei, però che cercano un po' di fare in modo che trovandovi tabellini di colori diversi vi trovate a chiacchierare tra persone che sono esperte di settori diversi o lavorano in ambiti diversi, insomma così, quindi un po' diverso ma con un approccio simile. Per ciascun gruppo ci sarà anche un caso di studio su cui si lavorerà, perché non ci piace lavorare sulle nuvolette rosa, ma su delle cose un po' concrete. E quindi Anna sa quali sono i quattro casi di studio. I quattro casi di studio saranno... Oh. Di magari li assegni anche alle quattro stanze, perché di là ci sono quattro stanze. Esatto. Il corridoio, guarda caso, le abbiamo create. Allora iniziamo con quella che ha già una postazione specifica, che è USMA Radio, ed è una radio universitaria, web radio universitaria, rappresentata da, in questo caso, Alessandro Lenti, ed è nella prima stanza. Ed è il nostro media partner. Esatto, oltretutto. Poi vi faremo sapere come recuperare questa giornata insieme attraverso i podcast. E poi ci sarà i musei di Rimini, rappresentati da Maddalena Mauri, che è dove ci siamo insediati più o meno. Esatto, esattamente. Poi ci sarà il MUS, il Museo Naturalistico appunto del Sasso Simone Simoncello, rappresentato da, in questo caso, facciamo Veronica, sì. Veronica Guerra. E infine i musei di Ancona, i musei civici di Ancona, rappresentati da Laura Linardi. Si sono infiltrati con un fuori regione incredibile. Quindi, per il museo naturalistico, per i musei di Rimini e per i musei di Ancona, scegliete la vostra stanza. Tanto non credo... No, direi che l'ordine con cui le hai dette, scelgono stanza 1, stanza 2, stanza 3, stanza 4. Perfetto. Quindi voi, a seconda dei vostri interessi, vi buttate in una stanza, cercate di vedere che ci sia un buon mix di bollini e che siate più o meno 7-8 persone al massimo in questa stanza. Quindi ci diamo, facciamo 5 minuti per assemblare questi gruppi. Ok, perfetto, okay. Hai 40. Nel frattempo compariranno dei facilitatori. Ta-da! La vostra. Allora, io mi chiamo Gemma e la mia assistente Valentina. E noi eravamo per i musei comunali di Rimini e il focus su cui ci siamo un po' soffermati era praticamente il Festival del Mondo Antico, che per chi non lo conosce è questo festival che c'è qua a Rimini, strutturato da 20 anni, e che si occupa praticamente dell'antico presente, cioè era partito dalla Domus, dalla scoperta della Domus, e si articola con vari eventi, vari incontri, sia per gli adulti che per i più piccoli, incentrati ovviamente sul tema archeologico, comunque del passato di Rimini, della Rimini del passato. E Maddalena ci ha fatto presente come problema, diciamo, quello che secondo insomma, gli ultimi un po' di dati, un po' di cose, il festival ha perso un po' di smalto negli ultimi tempi, e quindi la problematica era pensare, cioè un tavolo di lavoro per appunto andare un po' a rinnovare e far tornare appeal a quello che appunto il festival, l'appeal che aveva un tempo quando è iniziato, quando è stata scoperta la Domus, cioè è stato prima, ancora prima, così come esatto, sulla cimitero. E quindi noi ci siamo un po' interrogati sulle, innanzitutto siamo partiti un po' da quello, dalla parte più grossa, che sono le risorse finanziarie, e quindi i vari sponsor che potevano partecipare a questo, come sia locali che non, come Romagnacque, SCR, questo era Cucinelli, sì, anche dall'Umbria e anche dall'estero, insomma, aveva inteso un po' di sponsor. Da lì appunto ci siamo mossi sugli altri
sugli altri aspetti legati a fare community, che sono appunto competenze. Le competenze, il tempo e le risorse umane, quindi, e i gruppi, esatto, i vari gruppi, per cui tutto quello che potevano essere le competenze, per cui tutti quelli che potevano partecipare attivamente con le loro competenze, come potevano essere social media manager, designer, le associazioni legate comunque alla gestione dei servizi, perché il Festival del Mondo Antico ha anche un piccolo Mondo Antico Festival che è legato ai bambini, quindi laboratori della didattica, chi si occupa praticamente della progettazione degli incontri e chi appunto grazie a partnership poteva appunto aggiungere, dare delle aggiunte, come potevano essere i musei nazionali, i musei del territorio, oppure aziende che si occupano magari del restauro dei materiali, aziende come Maggioli è un gruppo di Rimini che si occupa dal punto di vista tecnico, quindi sviluppare app, realtà aumentate, l'editoria anche un altro settore importante, per cui le case editrici, e inserito chiaramente all'interno della comunità di Rimini, quindi la città. Con la città si intende sia un civile, ovvero la creazione praticamente di gruppi di cittadini volontari che aiutano in museo, in questo caso partecipano al Festival del Mondo Antico, sia appunto le associazioni di categoria come Confcommercio, Confartigianato e l'associazione di cultura. Perfetto. Grazie. Grazie. Sento un primo radio, che non so se va qualcosa da presentarci, cosa. Ho messo il pistolo lì di se non era un museo. Avendo penso il progetto molto più strano e ci siamo focalizzati un po' meno su uno schema classico, diciamo, di business plan. Abbiamo discusso, abbiamo speso un po' più tempo a farci spiegare dal professor Paci Dalò quella che è la natura, l'anima di Usma Radio, che insomma io sono di San Marino, sono qui in casa, magari la conosco un po' meglio. I passaggi principali per quanto riguarda l'esposizione di oggi da parte del professore sono stati quindi la novità della disponibilità di un archivio podcast separato da quello di, aiutami Ale, ci sarà una piattaforma proprietaria da parte di Usma Radio, quindi dell'Università della Repubblica di San Marino. In secondo luogo, quindi, continua la possibilità di avere trasmissioni in diretta, come devo dire, fecero nel 2017, c'era quella commissione per le politiche giovanili per il San Marino Young People's Day, e poi successivamente la possibilità di pubblicare il podcast. Chiaramente la diretta prevede anche la possibilità di un'interazione. In terzo luogo c'è il concetto che ci ha fatto notare il professore di ripensare il suono come uno spazio espositivo museale. Ci ha fatto notare che il suono, essendo creando un ambiente immersivo, di fatto si va a configurare di per sé stesso, non tanto come siamo abituati a vederlo, quindi un accompagnamento, una colonna sonora di qualcos'altro, ma proprio un'opera scultorea orale che immerge la persona. Quindi, avendo ragionato su questi tre aspetti e approfittando della presenza degli stakeholder, quindi delle persone che erano attorno al tavolo e che erano effettivamente diverse tra di loro e fortunatamente appartenenti anche ad enti e istituzioni del territorio più ampio di Rimini, Ravenna, eccetera, partiamo da Cervia, avevamo appunto presente al tavolo la direttrice, se non sbaglio, del Museo delle Saline, che quindi ha proposto come possibilità di contenuto per una delle trasmissioni di Usma Radio la registrazione dei rumori della salina, dei luoghi, degli avvenimenti, delle persone, di quello che sono magari le prime cose che ci vengono in mente, le visite guidate.
ma anche di quelli che sono invece i rumori del passaggio delle auto, del vociare delle persone, dei loro passi, di tutto quello che avviene nell'ambiente e nell'ecosistema naturale, naturale artificiale della salina. Successivamente abbiamo avuto modo di raccogliere la proposta e la testimonianza dell'assessora, direi che è il termine più corretto, alla cultura di Savignano sul Rubicone, che ci ha raccontato della vita culturale e musicale abbastanza viva della sua città, della sua cittadina, dove c'è una fonoteca che a me è risultata una cosa molto interessante. Ci sono diversi gruppi musicali attivi, locali e club nei quali si possono far conoscere dal loro pubblico. C'è un teatro e c'è un museo del compito che è un museo archeologico. C'è anche un ponte romano che, a differenza di quello di Rimini, non è più visibile in quanto è crollato, e ci ha ricordato giustamente che l'area React Est viene appunto da questo ponte. È stato ricostruito. Ah, scusa, è stato ricostruito, perfetto. Mi ricordo tanto quello di mostrare. Ok. Dopo abbiamo parlato, dunque io ho proposto, essendo di San Marino saprete, no? Il santo, è venuto nel III secolo da Dalmazia, dall'isola di Arve. Io anche vengo da un pochino più a sud, però più o meno. Quindi ho proposto al professore la disponibilità di tradurre eventualmente i testi di interesse che sono disponibili solamente in lingua sardo-croata, per renderli disponibili anche in lingua italiana, visto che dicono la quinta lingua più difficile al mondo. Poi il museo come luogo di silenzio, quindi ci chiedono al museo sempre o quasi sempre, tranne quando ci sono magari momenti didattici, di stare in silenzio e parlare sottovoce, soprattutto le maschere sono da me conosciute da quel simpatico rumore del shh. Abbiamo al limite le audio guide e un ragazzo si chiedeva perché non creiamo una colonna sonora per ogni museo. In ultimo, proposta per l'Ecomuseo di Rimini, sono stati fatti, se ho ben capito, già delle registrazioni audio dei luoghi dei rumori del parco urbano di Rimini, e ci sarebbe, se ho ben capito, la necessità di riassumerli in un contenuto che possa essere poi mandato in radio. Grazie mille. Grazie. No, volevo chiedere se potevano essere intersecati i progetti, nel senso che il progetto del festival del Dico Presente è questo, potrebbero avere... Questo è tutto nelle vostre mani, cioè noi finito questo, nel senso... Questo c'è una tecnologia che consentirebbe, per esempio... Questa è l'esercitazione, quindi dire scambiatevi i contatti dopo, che potrebbe essere molto molto interessante. Allora, adesso, per recuperare il tempo, io chiamerei Ternamilli, perché visto che prima ci hanno spiegato benissimo, andremo velocissimo adesso. Allora, siamo partiti un po' da quelle che erano le criticità, punti di forza che abbiamo identificato, e sono: una, il modo di narrare il museo, quindi la narrazione del MUS, e l'esperienza del visitatore nel momento in cui è al museo naturalistico, e inoltre, non mi ricordo più l'ultimo, lavorare sul concetto appunto di pennabile città museo, quindi questo esperimento di notte europea dei musei svolto appunto in collaborazione tra i vari musei, e come fare emergere di più questa situazione a Pennabile. Quindi abbiamo inizialmente pensato alle risorse economiche che potevano essere incrementate con un biglietto cumulativo con gli altri musei, però abbiamo capito che questo esperimento era già stato provato in passato, e comunque avendo una gestione per lo più affidata ad associazioni, o comunque una gestione che cambia con
ogni anno o ogni due anni è una cosa di difficile realizzazione. Altri siamo passati al fatto che la nostra vera economia mancante è il tempo, quindi per poter attivare delle collaborazioni fruttuose dal punto di vista appunto del tempo impiegato, ci converrebbe approfondire il nostro rapporto con l'università. Avevamo nel nostro gruppo molte rappresentanti del mondo universitario a diversi livelli, quindi abbiamo capito che tirocinanti in diversi argomenti potrebbero lavorare sulla nostra comunicazione, sulla produzione di fogli sala o comunque contenuti analogici o digitali che potrebbero migliorare la fruizione del museo, e anche e soprattutto come ci potrebbero aiutare a tradurre tutto un percorso che abbiamo fatto in questi anni di identità, di identità museale appunto del museo naturalistico, come trasformarlo poi in un prodotto di marketing, quindi come enfatizzare determinati aspetti per poterlo poi comunicare al pubblico. Oltretutto abbiamo scoperto che la nostra necessità di tempo e di risorse umane potrebbe essere strettamente legata alla community, e abbiamo ragionato anche a livello più regionale, diciamo, non locale, e cercando di trovare dei collegamenti con San Leo, Sant'Agata, ne abbiamo scritti solo due, ma sarebbero tutti poi i vari paesini della Val Marecchia e dell'Alto Val Marecchia. E abbiamo scoperto anche che potremmo trovare un'interessante collaborazione con il FAI, e che ci potrebbe aiutare appunto con la comunicazione di eventi che già facciamo. Mi dico qualcosa? No, Culturita, abbiamo scoperto che esiste questa fantastica associazione che senza scopo di lucro cerca di dare dei mezzi per migliorare appunto la comunicazione della cultura, quindi fa una sorta di consulenza. Tecnologia, abbiamo pensato che sì, si potrebbero migliorare le nostre tecnologie, ma ci vorrebbe uno sponsor facoltoso, oppure potremmo tornare all'analogico, quindi sul fatto che noi comunque stiamo in natura e abbiamo a che fare con i sassi e con i bastoncini, e inventarci qualcosa per poter fare di questa particolarità una chiave di, come si dice? Ora siamo quasi giunti alla fine, ma come era il gruppo, ci tengo a dire, c'avevamo anche qualcuno dietro dall'Umbria addirittura. Allora, in particolare io li rappresento e ho voluto concentrare l'attenzione sul museo della città, perché i musei civici di Ancona comprendono il museo della città, che è un percorso storico, e la Pinacoteca, che invece è un museo di arte che vanta dipinti tra i quali Tiziano, Lorenzo Lotto, Crivelli, Guercino e tanti altri. Però l'attenzione riguardo a questo evento secondo me andava riposta sui musei della città, che è questo percorso didattico che racconta la storia di Ancona dalle origini fino al 1860, con l'ausilio di reperti archeologici alternati a dipinti riguardo le famiglie storiche di Ancona e gli avvenimenti più importanti, insieme a lapidi raccolte insomma dalle perdite del tessuto urbano della città. E questo museo ha enorme, diciamo, ha questo percorso molto suggestivo, che però ha anche delle mancanze, e queste mancanze sono dovute a delle tecnologie obsolete che erano state inserite nel percorso primordiale, insomma quando è stato creato il museo, parliamo degli anni 2000, quindi potete immaginare che tecnologia ci fosse già solo nel 19. Abbiamo coniato l'espressione che sia un museo a percorso a groviera, nel senso ci sono dei buchi che non funzionano. Ecco, quindi il visitatore va lì e a un certo punto il suo percorso viene interrotto perché non riesce a fruire dei contenuti. Quindi la mia volontà, sono venuta qui oggi proprio per poter includere il Museo della Città nel circuito di Museo Mix, e quindi riuscire a dare delle proposte, delle soluzioni a queste che chiamiamo insomma mancanze o buchi. Abbiamo iniziato dalla community, e quindi dal capire quali potevano essere le realtà del territorio
interessati a collaborare con noi e quindi abbiamo pensato al Fab Lab che esiste ad Ancona, all'Università di Ingegneria che è molto famosa, diciamo, per i suoi smanettoni che ci inseguono e che vorrebbero entrare anche nel settore dei beni culturali, quindi nonostante si tratti di un'università tecnica hanno questo grande interesse, ma noi non abbiamo mai tempo di rispondere alle loro esigenze, al circuito dei designer di Ancona e alle associazioni culturali che ruotano attorno a questo museo e che sono affezionatissime e quindi potremo coinvolgerli per farci aiutare in questo percorso. Poi le competenze, quello che ci serve, che abbiamo ricavato dalla nostra discussione, sono qualcuno che possa creare i contenuti in modo innovativo e quindi non, diciamo, andare a riempire questi buchi con qualcosa di una presentazione testuale standard, ma qualcosa che riesca a comunicare. E infatti proprio per la comunicazione è entrato in ballo la competenza delle fotografiche che ci potrebbero aiutare quindi in questo linguaggio più innovativo ed immediato, insieme alla collaborazione di mediatori che riescano a fare una trasposizione in termini più materici e quindi anche delle letture per non vedenti o disabilità degli stessi contenuti creativi. E assolutamente è uno spunto, diciamo, più complesso, noi che non siamo abituati, però potrebbe essere quello dello scambio di formazione, cioè inserire in questo discorso la possibilità di far sì che noi, personale del museo, diamo formazione per poterne ricevere in cambio da parte di altre professionalità che non appartengono al nostro team. Riguardo la tecnologia, in realtà abbiamo qualcosa già, perché la regione ci ha dotato di visori per la realtà aumentata e poi abbiamo una bioguida ben funzionante, quindi solo che magari, diciamo, c'è questa lampadina rotta che sta a rappresentare dei dispositivi che non funzionano più e che stanno lì a occupare spazio e che potrebbero essere ripristinati come i proiettori, gli schermi e l'illuminazione che andrebbe assolutamente migliorata. In questo discorso rientrava sicuramente la necessità di avere persone che si affezionano al progetto e che mettono a disposizione il proprio tempo. Per quello che riguarda invece le risorse materiali siamo a posto, perché diciamo che la comunità attorno al museo è abbastanza forte, noi operatori siamo 12 operatori super appassionati, ci crediamo e andiamo nei centri di riuso per cercare i materiali, quindi non sarebbe un problema. Questa sorta di sinossi, però esatto. L'ingrediente fondamentale è la volontà. Esatto, quindi speriamo che speriamo di avervi trasmesso qualcosa di questo approccio, sicuramente direi. L'abbiamo trasmesso. Ci vediamo tutti a novembre ai Musei Civici di Ancona per Museo Mix. Non mi ascolta, però lo so già in corso, vero?